Roberta, magari ti casco, vorrei essere curiosa di sapere se il pubblico ha qualcosa, non è facile. Sì, l'incontro è appunto aperto con il pubblico, come sempre sono i nostri incontri, quindi se c'è già qualche domanda, c'è perciò un giro con gli attori del film, partendo da Valentina Nappi. Io sarei curiosa anche di... Intanto ho notato alla proiezione di New York, molte persone avevano riso, invece qui c'è stato un silenzio, qualcosina però, per lo più attenzione, spero. Sì, sono curiosa, non mi ricordo se ci sono domande. Pure io sono molto curiosa. Partiamo dalle domande. Sì. Curiosa. Sì, com'è stato vederti 5 metri per 4? Se non ero curioso non facevo queste cose con te. È la prima volta che lo vedo, visto con voi. A me personalmente sembra un'opera straordinaria, di una grandissima poesia, ve lo dico col cuore, certo ardita, però adesso ve la butto giù così un po' pesante, però possono anche essere delle leggerezze. A noi ci nascondono queste cose per il comune senso del pudore, che anch'io ho, come ognuno di noi. Per rompere queste regole, secondo me, appartiene un po' a prenderci il nostro paradiso che ci vendono come inganno della morte. Quindi sono molto orgoglione di aver fatto questo lavoro con te. Secondo me sei un genio e tutte le persone che hanno collaborato con noi, che siete straordinarie artiste. Non mi avete sentito? Ho detto delle cose storiche, cazzo! No? Qualcuno ha sentito, perché non me le ricorderò mai più. Ho sentito il coglione. Va bene. Parlerò dopo, comunque il cappello lo porto per sollevarlo di fronte a un così cortese pubblico. Ecco, Valentina parlava di New York perché effettivamente il film è stato mostrato solo fuori dall'Italia, solo a New York, al Festival Queen Film Festival di New York, in cui Monica Stambrini ha vinto il premio come miglior regia per un corto narrativo, quindi un festival generalista proprio come il nostro. E noi vorrei che se ci fosse qualche domanda, qualche stimolo. La prima volta l'avevo preso come un film che facesse anche la parodia del porno, che in alcuni momenti stimolava la risata, che quindi aveva anche un significato, come dire, sottilmente parodistico e critico volendo. E mi ero scritto a dire, poi dopo, in occasioni varie, perché come sai è nata una polemica, e naturalmente chi non l'ha visto l'ha condannato, perché vabbè, ognuno fa il suo mestiere. Dato per scontato che bisogna essere assolutamente contro ogni censura, che il porno, che è una cosa, l'erotismo, che è un'altra cosa, sono tutte cose che riguardano, attingono alla sfera del privato. E nel privato, nella propria casa, nel proprio letto, ognuno fa quello che vuole. Non ci può essere nessuna autorità che venga a sindacare, venga a dirgli vogliamo essere liberi e non eterodiretti. Detto questo, però, siccome dietro questo film c'è anche un'operazione complessiva, la prima volta, oltre ad avere questa impressione anche parodistica che stimolava, ho avuto anche l'impressione che ci fosse un punto di vista al femminile apposta, appunto, che implicasse una più o meno sottile, più o meno dichiarata posizione antimaschilista. Ecco, volevo sapere, sei d'accordo a definire questo film un film pornografico, sei d'accordo a definire, io l'avevo invece definito più un film sul pornografico, sul cinema pornografico, sei più d'accordo nella definizione di film tendenzialmente antimaschilista, quindi in qualche modo appartenente al cinema di gender o no?
E tutto questo mi aiuta anche a capire, se non esprimo nessun giudizio, magari domattina sì, ma ora anche perché il giudizio è totalmente soggettivo, così come ci sono quelli a cui è piaciuto. Beh, credo che sia molto difficile inquadrare un'opera, non so, in generale non mi sento difficilmente inquadrata, non a caso ho fatto questo film, insomma, che in qualche modo rompe, no? Un po' lì, cioè usa più linguaggi, però non lo definirei un film antimaschilista, anche perché comunque io, in qualche modo, il mio protagonista è un uomo, e forse io mi sono immedesimata prima di tutto nel protagonista maschile. Quindi queste definizioni uomo, donna, maschile, femminile, che vengono naturali quando si parla di sessualità, però quando poi si parla di nell'arte, credo che un po' non abbiano più molto senso di essere. E mi piace pensare che questa, forse, se proprio devo dargli un genere, sia un prodotto artistico, no? Perché almeno così è stato fatto, concepito da me, dagli attori, dalla troupe che ci ha lavorato, da tutte le persone che gli hanno collaborato. Quindi, non lo so, forse ho risposto. Per quanto riguarda, allora, il film fa un po' ridere, però forse lei non è un grande cultore di porno, ma nelle scene porno la risata c'è spessissimo, dato che il sesso è una cosa allegra e ogni tanto ci stanno anche le battute. Io faccio proprio da 5 anni, quindi questa cosa la so bene, vederci... Non vedo perché un porno non potrebbe anche far ridere, dato che l'eccitazione è una cosa allegra. Poi, sopra la definizione erotico, porno è un problema di definizioni. È maschilista, antimaschilista, mi fa un po' ridere, sinceramente. Se intanto vuoi dire un po' più in qua, perché Alberto, sì, vedo che è intanto una domanda... No, posso aggiungere una cosa? Sì. Che mi è venuta così distinto dal primo momento che ho incontrato la regista del film, la signora Sandrini. Anche riferimento a questo là che ha dato, e anche Valentina accennava a... Non so, avete detto cose, detto il sorriso della battuta. Io non ci vedo nessuna battuta, ci vedo il terrore della morte. Il sesso equivale a espiare questi dolcissimi nodi. Mi sono permesso con Monica, dopo studi aristotelici, di fare quell'epitaffio sul mio cazzo. Ma inizia e finisce lì, è così naturale che anche le nostre risate, io l'ho visto qua con voi, come vi accennavo prima, è inevitabile, ma non è da commento e non è un effetto da commedia. Io non ho mai riso qua, mi sono stretto nelle mie spalle per cercare di dargli la mia massima attenzione. Non ho mai provato un lavoro come quante volte ho provato questo insieme, e quindi non ci vedo l'epitaffio comico o brillante, ma una cosa invece molto seria che ognuno può prendere e gustare come vuole. Siamo nella più grande gelateria del mondo, siamo al cinema, però sì, si ride anche quando si fa l'amore, sì, sì, è vero, ma non per un effetto comico, ci può essere, però non per quello, per occhi che si guardano, per mandare la palla al di là del futuro nostro. Qua invece la cosa è più stretta, più circoscritta a un campo da gioco nel quale spero di giocare ancora. Grazie. C'è una domanda qui dalla collega Sara Sagrati. Forse alla fine è quasi la stessa domanda, ma vado, cerco di andare più nello specifico. È un film che lavora tanto sullo stereotipo del porno maschile, il protagonista è un maschio,
maschio vestito, però poi gli manca l'eiaculazione. È una vendetta? È lì l'ironia o è proprio venuto naturale? Perché una storia che è nata naturale così? Beh, no, è voluto, cioè è venuto naturale, ma è voluto. Sì. E forse sì, insomma, Queen Kong è Queen Kong, lei si prende il suo tempo e decide, determina lei, diciamo, l'inizio e la fine, ecco. Io vorrei sapere perché la scelta di questo personaggio femminile è metà donna e metà da aspetto animalesco. No, è una cosa che mi ha colpito per tutta la durata del cortometraggio. La satira? Era l'idea del bestiale, ecco, di una creatura attraente e spaventosa al tempo stesso. E poi la satira, boh, è un po' anche l'immaginario, il satiro, no? È l'immaginario erotico, è proprio questo, no? È il bestiale, quindi attraente per questo e fa anche un po' paura e quindi. Mi ha ringraziato tantissimo e mi ha insegnato molto nei rapporti interpersonali, nel tocco semplice di una pelle, di un bacio. Io al cinema ho ammazzato, ma neanche li conto più, tipo 1500 persone, cinema e televisione. Nessuno ha mai detto un cazzo, ma gli sparavo in fronte, così, capito? Poi ho baciato tutte le attrici del mondo. Quello è porno, non quest'opera di questa signora. Non parlate mai più di porno, questa è una sigla per fare festa e attirare, almeno per me. Io non ho crociate da fare. Questa è un'opera d'arte, punto, fine. Non parlate di porno. Grazie. Pornografia vuol dire scrivere di una meretrice. Qua non ci sono zoccole, qua si parla di una storia complessissima, di rapporti di. Ma non è vero! È vero. Sono fiera di essere una zoccola, abbiamo due visioni diverse. Vabbè, vabbè, no, non dico, non parlo di fierezze. E qualcuno che ci ha costruito degli imperi sulle Maddalene. Io ho fatto il cinema dal microfono, non fatemi più dire nulla. Un intervento di Daniele Vicari, regista di cui domani sera presenteremo il suo film qui alle 21. Io ho amato moltissimo Benzina, il tuo film straordinario secondo me, e ho amato altrettanto questo film che mi ha creato, creato un po' di conflitti giusti secondo me, sia in quel film lì che in questo film. Tu riesci a fare una cosa che è molto difficile da fare, cioè riesci a trasfigurare attraverso il tuo film la tua percezione della sessualità, che credo sia una delle cose più complicate, più complesse da fare per un artista, per un regista, per un narratore. Credo che sia giustissima la scelta della satira e non mi ha posto il problema, diciamo, non mi ha fatto fare domande sulla possibile critica che tu possa fare a un certo comportamento maschile. Quello che mi ha trasmesso questo cortometraggio, che ho trovato, diciamo, appunto provocatoriamente poetico, cioè una poetica provocatoria, quello che mi ha trasmesso ha a che fare con delle emozioni che normalmente anche al cinema cerchiamo di tenere sotto controllo, ma non per autocensura o per evitare problemi con chissà chi o chissà che cosa, ma perché è oggettivamente difficile rivelarsi attraverso questo argomento. E quindi questa rivelazione che io vedo nel film mi dice qualcosa delle cose che ho letto sul tuo progetto, delle dichiarazioni che hai fatto fin dall'inizio.
A me è piaciuta subito l'iniziativa della ragazza del porno. Non sono un amante, un ammiratore del porno, perché io sono uno molto ideologico e penso che dentro il mondo del porno ci sia uno sfruttamento dei corpi maschili, femminili, di qualunque genere, che faccio fatica, ancorché volontaria come cosa, che faccio fatica in qualche modo a giustificare. Anche se penso che sia... Anche se finito, che cosa significa sfruttamento dei corpi? Ho finito. Ho la sensazione che produrre denaro attraverso una rappresentazione meccanica della sessualità, così come produrre denaro attraverso una rappresentazione meccanica dell'uccisione, così come produrre denaro attraverso una rappresentazione meccanica dell'intelletto, è qualcosa che a me pone un problema. Dopodiché penso che sia giusto essere liberi e fare film porno, anche soprattutto se sono scelte personali che le persone che producono questi film fanno. Quindi su questo io non ho nulla da dire. Però volevo chiudere perché sul mio discorso, perché il film di Monica non è semplicemente un film coraggioso, secondo me, è un film che manifesta tutta la problematicità della rappresentazione che ci propone, e lo fa in maniera molto intelligente, perché dicevo, la scelta della satira è una scelta quanto mai opportuna, perché se questo stupro al contrario fosse stato praticato da una donna con delle sembianze naturali, avrebbe fatto su di me lo stesso effetto che fa uno stupro che un uomo fa su una donna, cioè mi avrebbe respinto. Mentre in questa maniera mi ha dato la sensazione che anche una cosa indicibile e inguardabile come uno stupro può essere in qualche modo rappresentata e problematizzata. E quindi la sensazione che ho alla fine della visione è una sensazione positiva, è una sensazione, la sensazione di aver visto qualcosa con un valore. Quindi te lo volevo dire perché è la stessa sensazione che ho ricevuto quando ho visto Benzina, che è un film non meno problematico di questo, non meno crudo e non meno, come posso dire, direi altrettanto provocatoriamente poetico. Diciamo, con una poetica prorompente che dice allo spettatore: guarda che per i tuoi pregiudizi io me li metto sotto i piedi, ma lo faccio non lo faccio solo per me, lo faccio anche per te. Quantomeno è una sfrontatezza che ogni tanto, secondo me, è opportuna. Grazie. Me lo riguardo, Benzina. Vedeva l'anno 2001, Monica, Benzina. C'è un'altra domanda? Posso aggiungere una cosa? Sì, certo, intanto portiamo il microfono. È interessante, hai sfiorato intelligentemente il concetto della sfiorata della mercificazione. Qua siamo tutti a costo zero, tutti per fare l'opera della signora. Ci fu una piccola offerta che tutti denigrammo, che la usassero in altri modi. Non so se avete visto i titoli di coda, persone, competenze infinite, quindi è stato un film curatissimo, però non c'era sotto quello scopo, c'era lo scopo di capire qualcosa. Quindi tutti, quali sono secondo voi o secondo lei le frontiere ancora da forsennare del porno? Siccome questo film è un film che si muove su un confine del porno, quali sono quelle ancora da abbattere? In che modo il porno può edificare un possibile superamento di questi limiti? Valentina, ci rispondere te. Allora, i limiti sono principalmente economici. Io sono andata a Universal Studios e ho visto King Kong in 3D, e forse probabilmente quello è il futuro del cinema. Tu entri all'interno di queste pareti, quindi sei all'interno della scena. Io
immagino sempre di poter fare un porno in quel modo, quindi qualcosa fatto per eccitarsi sessualmente di una tale bellezza e fatto con una tale tecnica. E, sì, perché in teoria, dal punto di vista della fantasia, potremmo fare qualsiasi cosa se soltanto avessimo i mezzi tecnici. E... A me interessava ad esempio il fatto, ma questa è una cosa che mi interessa proprio particolarmente, noi ad esempio usufruiamo, guardiamo il porno molto prima della maggiore età, eppure nel porno ad esempio c'è una fascia negata, oppure ci sono anche, così come questo vale, il discorso vale anche per la nudità, oppure vale anche per altre questioni, il porno dovrebbe essere un genere forsennato e invece vive ancora, come ho sentito in sala, di profonde anche contraddizioni interne, anche di luoghi istantili, come tutto il postmoderno. Quindi ecco, questo mi interessava, però è una domanda che getto qui a parallela a un film di confine, ecco. Forse non ho capito, scusami. Che cosa mi stai dicendo? Cioè, ci sono delle questioni, anche delle fasce d'età che non si possono mostrare. Il porno, cioè, si rivolge a un pubblico eterogeneo, perché tutti soffriamo del porno, ma non tutti fanno porno. Per cui... non tutti fanno horror o... No, certo, però ci sono delle cose che non si possono mostrare ancora nel porno. Tipo? Tipo, ad esempio, mi viene in mente... Adesso, io non ho visto, forse ci saranno dei porno su disabili, non ho visto porno che intervengono, ma forse questo non ho visto ancora, ma questo vale anche per la fotografia, c'è una fascia d'età sotto i 18 anni che viene completamente negata alla pornografia. Sì, vabbè, questo magari cambierà in futuro. Questo non mi interessava all'interno del mondo, se sono questioni che vengono trattate oppure all'interno di chi lo fa oppure no. Allora, non ho mai discusso di questo con i miei colleghi, cioè di minorità, però parlando ci siamo, abbiamo tutti visto un porno sicuramente prima della maggiore età. Io personalmente, la mia opinione è che se un ragazzino in pubertà ha la curiosità di vedere una scena di sesso, non vedo perché bisogna negarlo. Questa è la mia opinione, anche perché non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che se un minore è poi dipende anche quanto piccolo è il minore, secondo me dopo lo sviluppo è in grado di far sesso, quindi non vedo. Quello che manca è l'educazione sessuale che andrebbe accompagnata alla visione di scene di sesso, perché poi possono essere di ogni tipo. Tra l'altro su Facebook, nei gruppi privati, c'è una cosa che scandalizzano me. Io sono consapevole, ci sono, però non sono ufficiali, nel senso il mondo del porno ufficiale non frequenta queste questioni. Quantomeno. Allora, io per esempio possiamo parlare di zoofilia, anche se non vorrei, dovremmo parlare. Oddio, forse in qualche modo, essendo una satira, un po'. Ma qui la questione per esempio, secondo me, per quanto riguarda. Io ho girato anche scene in cui fingevo di essere morta, per esempio. E un po' mi faccio la domanda e mi chiedo, ma forse la persona che si masturba dall'altro lato mi vorrebbe morta, però in realtà forse bisognerebbe, questo forse è un tabù anche, ecco, nel campo della medicina, non soltanto della pornografia. Sì, ma è un tabù, io mi riferivo esattamente. Ok, adesso ho capito. Sì, è molto interessante, potremmo parlare per ore. La mia opinione è che bisognerebbe, uno, vedere effettivamente se queste sono parafilie e le persone che si eccitano in questo tipo di scene, perché si eccitano, ma così in generale, perché ci eccitiamo con la scena della segretaria piuttosto che quella, ecco, non so, piuttosto che di King Kong. Secondo me finché, ecco, nessuno si fa male, non si generano emozioni che poi possono danneggiare chi ci sta intorno, davvero si potrebbe fare qualsiasi cosa. In realtà, anche per quanto la zoofilia mi faccia schifo, trovo molto più grave far restare il cane 8 ore a casa, che poi avrà un prolasso perché non può svuotarsi naturalmente, che fargli leccare una figa. Sì, sì.
per quanto mi faccia schifo solo l'idea, però questa cosa non si dice, secondo me. È oggettivo che un cane soffre molto di più a staccare in casa di sottore. Beh, cambiamo argomento. Ti ringrazio. Parliamo del film. Ti ringrazio. Grazie. Scusate, tutta l'arte, tutta, dal cinema alla letteratura, comunque è fantasia. Comunque è fantasia. Ed è fantasia, è la vita, ed è fantasia estrema. Dunque, è quello che mi sta stupendo, tutta questa differenza tra il porno e non porno. Allora, se vai a vedere Kill Bill, ti chiedi. Un conto è quello che ha detto il regista, ha detto è una questione politica, lui probabilmente non ama neanche quel genere di cinema lì, no? Che usa la morte così a go-go come fa Tarantino. Per cui l'arte in genere, il cinema soprattutto, fantasia strana. Secondo me è questa, è che nel porno la funzione è esplicitamente pornografica, sessuale. Invece nel cinema, anche se c'è, lo si nasconde con la scusa della narrazione, eccetera. È quello che, lo sai, no? Tu sei la sua attrice, è quello che voleva far lei. Sì, sì, sì. Porno, perché non è la sola, pensiamo a Ferré, cioè tanti, tanti autori. L'altro giorno io e lei abbiamo visto un film, no, del 73, cioè straordinario, no? Il Prescelto. Dunque, poi forse è compito anche del, no, l'obiettivo delle ragazze del porno, cercare anche di divertirsi in tutti i sensi, di esplorare, no? Sì, ma infatti voler mettere una linea netta tra le due cose è un'ipocrisia. L'intervento era Paola Freddi, la montatrice del film. Quindi ecco, volevo avere eventualmente una conferma oppure no rispetto a quello che io ho vissuto vedendo questo film. È stato più un discorso sulla sessualità che ho visto, cioè innanzitutto il riso, no, che a volte noi usiamo per dissacrare, per gestire il disagio, la tensione, quindi non mi stupisce che Valentina abbia detto che in America abbiano riso molto di più, perché insomma c'è già tutta un'altra, questo predispone un altro approccio da parte loro al sesso e alla sessualità. Quello... In America il riso non sta brutto, noi no. E ha a che vedere col terrore della morte. E il sesso, chiamiamolo come si voglia, quando si tromba è per esorcizzare, certo, la morte. Anche il riso è esorcita. Certo, nulla fa più ridere di una vecchietta che si rompe i femori su una banana. E ci viene da ridere. Perché esorcizziamo se capitasse a noi la banana? Comunque, quello che io così mi è sembrato di vedere è che l'uomo è l'uomo, poteva essere anche, insomma, anche la donna, perché nella prima parte del film poi in realtà c'è una donna e che ho visto, come dire, noi viviamo in una società molto, con molte sovrastrutture che condizionano anche l'approccio sessuale, no? Poi nel momento in cui invece abbiamo, come dire, la fortuna, sappiamo ritornare a degli istinti primari, in questo la satira, che non ho trovato assolutamente, cioè è stata un po' aggressiva, ma in quel momento poi ha risvegliato il desiderio, certo, e quindi forse ritornare agli istinti primari che alla fine ogni donna anche ha in sé, perché l'ultima scena è profetica, no? Volendo ci si può liberare. Penso che sia molto salutare questo, quindi complimenti. Grazie. È liberatorio per le donne, tanto. Gli uomini si chiedono qual è il messaggio. Ecco, per capire poi il messaggio di tutto questo, no, do l'appuntamento a domattina, come vi dicevo, alle 11, ma anche